oggi un video stellare. Questa è arte per te. Arte per te. Ma io dove sono capitato? Oh mamma, io sono spazzatura! Ciao a tutti e benvenuti da Woody su Arte per te. Oggi un super video di creatività. Oggi non c'è Ombretta perché è impegnata nel suo laboratorio di giocattoli. Infatti oggi creeremo il famoso personaggio del film Toy Story 4, Forky. A me questi esperimenti non piacciono per nulla. Vedremo come finirà. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro Forky. Partiremo da un normalissimo cucchiaio di plastica. Lo so, Forky è un forchetto, un po' cucchiaio e un po' forchetta, ma lo faremo noi perché in Italia questi utensili da cucina non esistono, quindi lo creeremo. Dopodiché creeremo anche la sua fidanzata, Kniffy, e allora ci servirà un coltello. E siccome la creatività su Arte per te non ha confini, con Enzina abbiamo pensato di creare anche il loro figlioletto, Spoonny, un piccolo cucchiaino. E allora cominciamo subito. Vi occorrerà anche, per Forky, un bastoncino di ciniglia rosso, una fonte di calore, quindi fatevi aiutare da mamma e papà, un paio di forbicine, uno stecco dei gelati tipo Magnum. Io non ce l'ho, userò questo stecchetto in legno per creare la base, i piedini per Forky. Per l'adesivo di Forky estrapolerò da questo adesivo ad arcobaleno l'arcobaleno che lui ha sul piedino. Per fare il raccordo tra i piedi e il manico della forchetta userò del DAS. E per tutti i particolari del viso userò del Pongo. Poi degli occhietti che si muovono, uno grande e uno piccolo. Per Kniffy invece ci servirà il suo vestitino, è di carta vellutata verde. Poi ci servirà un bastoncino cinigliato verde, un occhio piccolo e un occhio grande, del Pongo rosa, del Pongo rosso. Poi cosa ci serve? Il solito bastoncino, una serie di abbellimenti, una rosellina, questa l'abbiamo fatta insieme sul video in cui vi insegnavo a fare 10 fiori in Killing, lo trovate dove ce l'hai col pallino. Poi servirà un fiorellino per la testa che ha in un materiale un po' luccicoso, e allora io prenderò il pezzo che mi serve da questo coccarda e faremo insieme il fiorellino, uno strass, vedremo insieme cosa ci servirà, ma soprattutto ci servirà un pennarello permanente per farle le lenti e le ciglia. Ci servirà anche una stellina adesiva. Ci servirà anche della lana gialla. Io l'ho trovata troppo gialla e allora ho deciso di farmela da me, da un filo di lana bianca e dei pennarelli. Colorerò la lana. Poi per Spoonny ci servirà, a questo punto usiamo la lana gialla che non uso perché tanto lo inventiamo noi. Per Spoonny scegliamo l'arancione come colore delle manine e poi vedremo insieme il resto dei particolari. Naturalmente occhio grande, occhio piccolo, bastoncino per i piedi, DAS per il raccordo, i corpi sono tutti uguali. Cominciamo subito, se no facciamo notte ed esce anche Toy Story 5. Ah, ci occorrerà della colla a caldo e relativa stecca. Iniziamo subito. Come prima cosa dobbiamo preparare il nostro Forky. Allora, per non sbagliare i tagli, prima di praticarli faccio il disegno che voglio abbia il mio Forky, in modo da, una volta praticati i tagli sul cucchiaio, non pentirmi di ciò che ho fatto. Va bene, bravo. È ok, così. È così Enzo? È perfetto, così forza, sì. Adesso, dopo aver fatto il disegno, prendiamo le forbicine e prendiamo un accendino. Accostiamo le punte poco all'accendino. Non facciamole arroventare perché sennò la plastica si macchia. E semplicemente pratichiamo un taglio che verrà molto agevole perché la punta riscaldata si farà strada sulla plastica. Non vi preoccupate, non è un riscaldamento tale da produrre vapori di cui avere paura, serve solamente ad agevolare appunto il taglio. Aspettate, scusate, c'è Woody che vuole dirvi qualcosa. È un serpente nello stivale. Lo sappiamo. You are my favorite.
Ecco qui, vieni. E voilà, il taglio è praticato. Ora, se volete, per una questione di sicurezza, con una lima limate le punte. Infatti, se vedete, anche Forky ha la puntine un po' arrotondate. E voilà, arrivati a questo punto, quello che abbiamo è questo. Adesso bisogna fare i primi particolari. Prendiamo prima un pochino di pongo rosso e facciamo le sopracciglia. Facciamo un bel salamino per creare le nostre sopracciglia. Mettiamole dove vogliamo. Un puntino piccolo piccolo di colla a caldo e mettiamo le nostre sopracciglia. È arrivato il momento degli occhietti. Micro punto di colla a caldo, appiccichiamo quello piccolo prima, poi prendiamo un occhietto più grande e sempre con un puntino di colla a caldo incolliamo anche l'altro occhio. Eccolo, sta prendendo forma. Adesso è il momento della bocca e facciamo un rotolino blu. Dimmi, Enzo, c'è base il cavallo di Woody? E che vogliono? Vogliono dire qualcosa ai loro amici? Sì. E allora falli passare, dai, mentre io arrotolo. Fai venire Buzz. Ah, guardate chi è arrivato! They are a beryllium carbonic alloy and I can fly. Può volare. To infinity and beyond. Ecco. Verso l'infinito. Pure il cavallo. Ah, chi è? Come si chiama? Bullseye. Hey, ciao ragazzi, sono Bullseye. È tra poco arriva Forky. Ok, io dopo che abbiamo fatto anche questo, tagliamo, zac, e facciamo la boccuccia felice. Felice? Sì. Ok, quindi per togliere la giuntura arrotolatela e mettiamo la bocchetta felice a Forky. Allora, tu la vuoi così, Enzo? Sì. Ok. È bellissimo. E voilà, la faccina è pronta. Ora, per fare le braccia dobbiamo fare una cosa diversa da quella che ha fatto Bonnie nel film, perché Bonnie è una bimba americana ed è fortunata perché in America le cose del crafting sono bellissime. I nostri stecchi cinigliati sono pressoché la metà di quelli che hanno in America. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo legarne due insieme per fare le braccia e per far sì che queste braccia possano diventare lunghe come quelle del film. Basta arrotolarne due insieme e non si vede nulla. Dopodiché, nella parte in cui abbiamo arrotolato, facciamo l'incrocio in modo da bloccarlo definitivamente e fissiamo tutto con un punto di colla a caldo sul retro. Adesso dobbiamo fare le manine. Per fare le manine dobbiamo piegare di 2 cm il primo pezzo, quindi gli altri pieghiamoli un po' meno, di 1,5 cm, e facciamo un dito, due dita e tre dita, così a zig zag. Il primo sarà più lungo, quindi lo accosto al resto della mano e faccio un giro, in modo che giocando i bimbi non distruggano ogni volta la manina e non l'aprano di volta in volta. Ed ecco qui Forky con le sue braccine. Adesso dobbiamo preparare la base e per questo ci servirà il DAS. Ma prima del DAS io vorrei preparare i piedini. Divido a metà una stecca del gelato, disegnerò la parte tonda qui e la taglierò. Voi, se avete mangiato un gelato, avrete già gli stecchi belli che tondi. A questo punto, caro il mio Forky, serve solo un po' di DAS. Mettiamola qui al centro. Prima di inserirlo dentro, con un pennello e un pennarello che ho leggermente bagnato, faccio un accenno di rosa sulle guancine. Bene, adesso sì,
che possiamo inserirlo nel suo alloggiamento. Ta-da! E il nostro forky è bello, è pronto. Prendiamo l'adesivo dell'arcobaleno e adesso adesivo. Voilà, ora è proprio uguale. Forky, ragazzi, bello e pronto per giocarci. Ci manca il nome sotto il piede. Ci manca il nome di chi? Di me, Enzo. E qualcuno ha lasciato anche la sua scritta. È bello! Bene, spazzatura! No, a giocare! Woody, vieniti a prendere Forky! E noi ti prepariamo una sorpresa, caro il mio Forky. Wow, bellissimo! Ehi, amico, ho un serpente negli stivali e devo farti vedere una cosa. Vieni con me! Ora è il momento di Kniffy. Come prima cosa conviene colorare la lana, perché nel frattempo che noi faremo il lavoretto, poi lei andrà ad asciugarsi. Quindi con un pennarello molto semplicemente passo e giro tra le dita. Facciamo le lentiggini. Quindi attacchiamo gli occhietti. Attacchiamolo a metà, facendo uscire mezzo occhietto fuori dalla lama, così, ok? Adesso disegniamo con un pennarello permanente le ciglia, ok? Facciamo la bocca. Noi li facciamo sorridenti, anche se Kniffy non sorrideva per niente nel film, però, vero Enzo, a noi piacciono sorridenti. Ok. Prendiamo i capelli in quantità di 3 peli da circa 10 cm. Mettiamo un punto di colla sull'apice anteriore della lama e appiccichiamo i capelli. Adesso è il momento di fare il fiorellino. Lei ha un fiorellino rosa, viola metallizzato. Io ho preso un pezzettino di carta adesivo viola, disegno la forma del fiorellino e la ritaglio. Vieni qui, mettiamo il fiorellino in testa. Lui è adesivo di suo, fiorellino, voilà. In più al centro ha un mini strass. A questo punto è giunto il momento del vestitino. Mettiamo in doppio la carta e ritagliamone un trapezio. Sulla parte superiore del collo pratichiamo un piccolo taglio in modo da creare proprio lo scollo per far entrare poi il coltello. E prendiamo un pezzettino di pongo blu, arrotoliamolo ben bene e creiamo una bella collana per Kniffy e infiliamola. Mettiamo un attimo da parte e adorniamo il vestitino. Il vestitino ha tutta una decorazione, sali e scendi. Penso che sia in pongo rosa. Noi non abbiamo il pongo rosa. Prendo un po' di plastilina, prendo un po' di pongo e li metto. E voilà, facciamo un salamino rosa e sul fondo inferiore del vestito facciamo uno zigzag, dapprima con la colla e poi ovviamente facciamoci passare la decorazione che taglieremo nei punti di disavanzo. Voilà! Abbelliamo anche con quello che abbiamo, quindi io metterò una stellina, un fiorellino, nel mio caso metterò la rosellina che abbiamo fatto insieme con il Keeling. Questa la sto interpretando più liberamente e sapete perché? Perché Enzo non l'ha vista bene.
quindi possa andare più scialla. Anche qui uniamo i due verdi, perché è un pignolo, ragazzi, è un pignolo, quindi se non gliele faccio uguali sono perduta. Ma siccome questo personaggio si vede per pochi secondi, posso un po' barare. Metto il vestitino, se no poi non mi entra più. Quindi inserisco nuovamente il giro. È un po' più complessa, eh? Del resto quando l'ha fatta era anche un po' più grande. Giro, metto un punto di colla, così fisso sia il vestito che le braccia. Comincio a creare le mie dita, due, e voilà. Anche per lei prepariamo i piedini, e voilà, e anche la nostra bella signorina è bella e pronta con i suoi capelli biondi e il suo bel vestitino verde. Adesso dobbiamo fare il figlio di questa bella coppia, e allora creiamo insieme Spunny. Non vedo l'ora che nasca! Per Spunny Enzo ha ordinato che le braccia fossero arancioni. Questa volta, essendo lui molto piccolino, faremo il giro di un semplice bastoncino. Quindi prendo e giro con un punto di colla a caldo fisso. Oramai questo passaggio è ben chiaro a tutti. Voilà! A questo punto attacchiamo gli occhietti. La boccuccia la farei rossa. A lui metterò i capellini gialli. Faccio un mini rotolino sul dito, così. Voilà, taglio l'eccesso. Tengo sempre dal basso. Metto sul lapice un po' di colla a caldo e appiccico il rotolino. Eccolo qui. È bellissimo, ma sono io. Esatto, come ti sei riconosciuto? Perché sei biondo. Bravo, mi hai beccata. E adesso anche per lui dobbiamo fare i piedini. E anche il nostro ultimo personaggio è pronto. Ora vi lasciamo alle foto e poi a fare baldoria con i ragazzi di Toy Story. Ciao! Bene, avete visto com'è facile creare insieme questo famoso personaggio Forky e poi Kniffy e il piccolo che ha inventato Ombretta, Spunny appunto. E quindi mi raccomando, bimbi, fatelo insieme ai vostri genitori. E ora passo la linea a Buzz. E come avevo detto, è andato tutto bene. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per te, è tutto verso l'infinito e oltre. Ma tu le conosci questa Ombretta? Sì, io so che è veramente bravissima, è una creativa dell'arte, fa tutto con i materiali di riciclo, per salvare il mondo, hai capito? Quindi è una collaboratrice per la salvaguardia intergalattica, sì, fantastico! Assolutamente sì, attenzione con questo braccio, mi raccomando! Non ti preoccupare, amico, non ti preoccupare, il braccio è la cosa meno pericolosa. Ai! Oh, e con queste ali tu puoi volare? Certo che sì,
verso l'infinito e oltre con la fantasia. Ho fame. Hai fame? Ho fame. Oh, e ora che cosa ti do da mangiare, amico mio? Una granita con una brioche. Una granita con una brioche? Bimbi, dove la trovo la granita con la brioche? E mi raccomando, bimbi, siate sempre creativi, non annoiatevi mai. Anche un cucchiaio, una forchetta può diventare qualcosa di bello. Certo non bello come me, ma sicuramente carino. Vieni via.